Perde la nocerina il delicatissimo scontro diretto del Morra di Valle della Lucania, uno stadio che oramai è sempre più maledetto per i rossoneri. Infatti i molossi non riescono a vincere da diversi anni. Si complica anche la corsa salvezza per la squadra rossonera allenata da Esposito e Cavallaro. Il risultato finale è stato di 1-0 per la Gelbison. Mister Esposito, alla presa con i grani infortuni, deve fare almeno del capitano Campanella, che ne avrà per almeno un mese. Schiera di nuovo il classe 2000 Leone tra i pali. In campo mette De Siena, Calvanese, Monaco, Danna, Russo, Corcione, Carrotta, Sorgente, Liurni e Cristaldi. Mister Squillante della Gelbison invece schiera gli ex Molossi, Simonetti e Orlando a guidare l'attacco rosso-blu. La prima azione degna di nota la compiono i locali al secondo minuto. Dagli sviluppi di una punizione, su un'azione abbastanza insistita, la squadra di Valle della Lucania crossa dalla sinistra. Leone con i pugni allontana la minaccia. Passa un minuto e la Nocina risponde con un contropiede. Sorgente dà il via all'azione dalla sinistra per Liurni, il quale la mette al centro per Cristaldi, che per poco non riesce nel tapin vincente. Bravo Cefariello in uscita bassa ad anticiparlo. Al quarto d'ora, azione per l'ex Molosso Simonetti, che controlla, si gira e calcia dalla distanza. Il pallone però è debole e termina fuori. Questo è solo il preludio al gol della Gelbison, che arriva al 24esimo. Cross dalla sinistra recuperato da Uliano, che fa partire un tiro forte e centrale che piega le mani ad un incerto Leone. Rivediamo dal replay la conclusione dell'attaccante cilentano che piega le mani al portiere Molosso. Prova a reagire la Nocerina al 26esimo con Sorgente che serve Cristaldi, il quale calcia alla perfezione, ma il suo tiro viene deviato da Cefariello. Il gioco però era stato fermato per offside. Insiste ancora la Nocerina al 29esimo col solito Cristaldi, che con un bel tiro però manda la palla fuori. Al 33esimo grossissima chance per i Molossi. Altra buona azione di Sorgente che serve bene Cristaldi, il quale a tu per tu con Cefariello fallisce clamorosamente l'occasione calciandogli addosso. Al minuto 37 però sono i locali a sfiorare il gol del raddoppio, contropiede pericoloso orchestrato da Tedesco che dalla sinistra si proietta in avanti ad ampie falcate, arrivando in area calciando in porta e colpendo un clamorosissimo palo. Al 45esimo è ancora la Nocerina in avanti, buona chance per la squadra di Esposito. Dopo un'azione dalla sinistra la palla arriva a Carrotta che calcia, la conclusione è di poco al lato. Dopo uno schema su calcio di punizione al 47esimo, sempre battuto dalla Nocerina e svirgolato da Danna, termina il primo tempo con la squadra di casa in vantaggio per 1-0. La prima chance dei secondi 45 minuti ce l'hanno i Molossi dopo 4 giri di lancette, con un tiro effetto di Carrotta che però termina fuori. Al 52esimo doppia occasione per la Nocerina, prima col tiro dalla destra di Sorgente che viene deviato in angolo e dal conseguente corner, schema e cross sul secondo palo dove ci prova Cristaldi, il suo tiro viene nuovamente deviato in calcio d'angolo. Ancora Molossi pericolosi al minuto 63, un'azione confusa con gli attaccanti rossoneri che non riescono però a trovare il tapin vincente per pareggiare la gara. Al 75esimo poi, occasione polemica per la Nocerina, infatti sul lancio lungo Diem fa sponda con colpo di testa verso Sorgente. Il giovane attaccante salernitano viene atterrato in area di rigore, per l'arbitro lascia continuare ma le proteste sono veementi. Ancora Nocerina che ci prova, 3 minuti dopo, con Mincione, dopo una buona occasione corale. Il tiro del giovane Molosso però si spegne fuori. Nel finale Nocerina resta addirittura in 9 uomini, infatti viene espulso Carrotta su segnalazione del guardaline. Al 91esimo minuto c'è un calcio d'angolo per la Nocerina, dopo un precedente corner ancora Molossi sulla bandierina. Colpo di testa di Diemè, Cefariello però fa buona guardia e para. Nulla più da segnalare, dopo 7 minuti di recupero finisce la gara. Nocerina cade e sove del baratro della retrocessione diretta a soli 2 punti. Domenica sfida salvezza e scontro più che diretto contro il Francavilla tra le mura amiche.